Ciao, sono Chiara. Ciao Chiara. Ci racconti dei tuoi spettacoli di quest'anno, futuri? In questa stagione ci saranno due spettacoli. Uno l'ho quasi chiuso, siamo in una fase molto avanzata, e si intitola P come Penelope, primo studio per una riscrittura del mito. È molto uno sguardo femminile, per cui il mio è una messa a disposizione del mio lavoro, del lavoro di Paola che ha scritto e interpretato il testo. L'altro spettacolo che invece debutterà a marzo, stiamo lavorando, stiamo ancora chiudendo la drammaturgia. Gli spettacoli sono dei percorsi lunghi, non so, in questo momento stiamo lavorando sull'aspetto drammaturgico, abbiamo già provato a mettere in scena delle cose. Il terzo capitolo intorno a riflessioni portate da Repubblica di Platone, quello che si occupa di un aspetto abbastanza complicato che è la paideia, cioè la formazione delle nuove generazioni, e parlerà degli equilibri interni che ci sono nelle persone. Noi siamo, è come se avessimo degli istinti, dei desideri, delle cose che a volte sono in contraddizione, e probabilmente, almeno quello che vogliamo restituire del pensiero platonico, è che trovare un equilibrio tra, dico delle parole che sono molte, ma ne cito semplicemente qualcuno, tra libertà artistica, creativa e metodo, è utile, perché se sono totalmente perso nella mia creatività e non ho nessun metodo, forse non arrivo da nessuna parte. E così come desiderio puro e semplice da una parte e invece controllo dall'altra, è giusto avere un equilibrio, no? Nella nostra vita. Questo è un pochettino quello che vorremmo riuscire a raccontare, non entro di più nella trama adesso, siamo ancora in una fase di scrittura.